Bella a tutti, regà, qui è Miro ed oggi voglio parlare di un argomento tecnicamente abbastanza delicato. Come avrete già letto dal titolo, oggi andremo a parlare della Sardegna Arena, ovvero un nuovo stadio provvisorio che userà il Cagliari dal 2017 fino al completo rifacimento del Sant'Elia, che dovrebbe essere entro il 2020, ovvero l'anno del centenario del Cagliari. Io spero che la Sardegna Arena non faccia la fine dell'Isa Arenas, perché l'Isa Arenas era un bellissimo stadio provvisorio, perché alla fine non era fatto malissimo, anzi, a me gustava veramente tanto l'Isa Arenas, però purtroppo a quanto pare non era norma di legge. Spero che questa volta la Sardegna Arena sia norma di legge, sia uno stadio decente, ma soprattutto sia uno stadio, seppur provvisorio, che duri questi 2 anni, 2 o 3 anni in cui il Cagliari debba giocare in casa, perché è inimmaginabile una situazione in cui il Cagliari si debba ritrovare di nuovo a giocare le sue partite in casa a Trieste. È una cosa veramente denigrante in un certo senso per il Cagliari. Non si può e non si deve ripermettere una situazione del genere, perché il Cagliari le sue partite le deve giocare in casa, se non è in casa comunque in Sardegna, perché una società così strettamente legata ad un'isola non si può permettere di giocare le partite in uno stadio che sta da completamente tutt'altra parte. Magari già per esempio possiamo fare dei paragoni con il Crotone, che se non erro le prime partite comunque le ha giocate allo stadio del Pescara, se non erro. Se non sbaglio le ha giocate all'Adriatico. Possiamo fare dei paragoni per esempio con il Carpi, che le prime partite le giocò nello stadio del Modena. Ci sono questi paragoni da fare, diciamo, però non reggono, perché comunque, bene o male, sì, magari Crotone, Pescara già c'è più strada, ma Cagliari-Trieste, regà, non so quanti chilometri sono, ma sono troppi, cioè, sono veramente troppi. Io spero che non si riproponga una situazione del genere, spero veramente che la Sardegna Arena, seppur sia uno stadio provvisorio, sia provvisorio per tutti i 2 o 3 anni in cui ci debba essere, poi il resto si vedrà, sperando che ovviamente, io credo e anzi sono sicuro che comunque mentre il Cagliari giochi le partite in casa alla Sardegna Arena, il Sant'Elia verrà smantellato e verrà fatto un nuovo stadio. Quindi io spero che avvenga tutto entro tempo limite, perché veramente vorrei vedere uno stadio nuovo per il centenario del Cagliari. Oggi, 30 giugno, finisce anche il bando per il nuovo logo della Sardegna Arena. Farò una carrellata in cui vi farò vedere i 3 loghi proposti, che sono uno più brutto dell'altro, tranne uno che è il più decente, ma insomma, tra tutti e tre, diciamo, non è che se ne salvi uno più di tanto. Comunque, oggi 30 giugno finisce anche la scelta del logo, scelta dai tifosi sul sito del Cagliari. E niente, io spero vivamente in questo impianto provvisorio e spero che renderà giustizia al periodo che abbiamo vissuto con l'Isa Arenas. E niente, ragazzi, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo in un prossimo video.